Le mura spoglie a Catania riprendono vita grazie ad Antonio Hank, street artist catanese. In questo modo vicoli bui tornano ad essere vivi e colorati. La sua arte nasce dalla voglia di comunicare con il maggior numero di fruitori possibili, cercando di trasmettere qualcosa agli spettatori. Per tutta Catania e provincia è possibile ammirare le sue opere, come in via Cesare Beccaria, via Vanasco, via Oberdan, viale Castagnola, via Pistone, Viale Ulisse e via Cicastello. L'ultima sua realizzazione è il Mascherone, che si trova in via Vanasco, vicina all'Arena Argentina. In questo caso l'opera, oltre ad avere uno scopo ornamentale, ha anche una funzione apotropaica, ossia di allontanare le influenze negative. Il dipinto contiene dei fiori che risultano incisivi, poiché il Mascherone è realizzato sulla parete esterna di un fioraio. Io ho pensato inizio anno di innestare degli interventi artistici che non hanno a che fare con la riqualificazione urbana, ma bensì un'inseminazione artistica vera e propria per riqualificare contesti urbani in cui negli anni 70, attraverso la speculazione edilizia, si diede vita a una serie di brutture. Per cui con questi interventi si cerca di ridar luce a un qualcosa che possa fare riferimento al bello in un luogo in cui non vi è. Alcuni dipinti sono presenti in via Cesare Beccaria, zona San Berillo, Librino, sono sparsi un po' per Catania, gli ultimi sono stati realizzati appunto in via Vanasco, a ridosso dell'Arena Argentina, un altro in via Canfora, d'incrocio con via Renato Imbriani. Appunto, questo dipinto ha dato vita al progetto Atena, che è in continua evoluzione, in continua crescita. Beh, il mascherone raffigura appunto uno di quegli ornamenti architettonici che sono presenti un po' in alcuni edifici signorili, venivano un po' utilizzati per scacciare un po' le negatività. E oggigiorno invece l'ho voluto rappresentare per creare continuità con l'ambiente circostante su una parete asettica, sempre uno di quegli edifici degli anni 70, per cui tira fuori un'immagine laddove non vi era alcun tipo di immagine o ornamento che potesse dare, come dire, maggior luce a una tipologia di arte che poteva essere presente per le vie del centro. Con questi interventi vi è la necessità, in un certo senso, di diffondere a macchia d'olio un pensiero che appunto non è quello della riqualificazione artistica, con un termine non troppo spesso abusato, si intende un po' donare un po' di colore alle città, ma bensì l'intento è un altro, quello di abbellire quelle brutture sparse un po' per tutta Italia, per intenderci. Almeno ci limitiamo alla nazione. La voglia di iniziare da Catania, appunto, il legame profondo che vi è con il territorio, però vi è una grande voglia di proseguire anche altrove.